Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Come vi avevo detto, comincio a parlarvi anche della mia passione, ovvero le radio, le stazioni radio, i radioamatori. Essendo io un radioamatore dal 2009, come vi ho detto, questa, vedete, è una mia passione che mi piaceva portare qua sul canale. Bene, allora, vi presento la mia piccolissima stazione radioamatoriale che ho qua a casa. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di un apparato IAESU 857, il suo accordatore d'antenna e l'alimentatore, vedete, ve lo faccio vedere meglio, l'alimentatore sotto per alimentare, diciamo, la radio, in quanto la radio si alimenta a 12 volte, anche se l'esercizio poi è a 13,6. Il mini PC Nifoji che vi ho recensito un po' di tempo fa, vi lascio il link nelle schede qua in alto a destra, e si comporta veramente bene. È un computerino che per fare quello che devo fare io, radio, insomma tutte le cose per quanto riguarda la vita, diciamo, comune, è perfetto. Poi, nuovo acquisto, un altro piccolino, vedete qua, sempre IAESU 818, e vedete anche la diversità di dimensioni. Questo non è grandissimo, ma comunque è piccolo, e questo è ancora più piccolo. Cosa c'è di differenza fra queste due radio? Allora, questa radio qua è una radio che quadribanda, quindi può ricevere e trasmettere sulle HF 50 mega V e U, quindi fa, diciamo, tutte le bande. Questo è, diciamo, la solita identica cosa, solamente che è un apparato speciale, diciamo, studiato per il QRP, in quanto ha una potenza di trasmissione massima di 5-6 watt. Questo arriva fino a 100 watt. Questo può essere facilmente trasportabile, in quanto vi ho detto che è piccolo. In più, può essere alimentato tramite la batteria interna, o comunque sia, come vedete, io l'ho collegato tramite l'accendisigari, quindi è, diciamo, una radio apposta per essere portata a giro, per fare attività in radio quando siamo a giro con il campo, con la macchina, oppure a fare delle escursioni. Quindi una radio molto molto versatile. Sono radio chiuse di banda, quindi non sono espanse, ragazzi, assolutamente no, e possono ricevere su le bande, e posso ricevere e trasmettere sulle bande radioamatoriali. Quindi se prendete una radio del genere per trasmettere sulla 27 MHz sulla banda CB, oppure per trasmettere sul 446 le frequenze del PMR, ragazzi, non sono assolutamente valide, e sono radio che a quel punto lì andate fuori legge. Quindi sono radio chiuse, solo e esclusivamente fatte per gli apparati, per le frequenze radioamatoriali. Poi, ragazzi, vedete che questo è il mio video che tengo di solito qui, sono tutti i miei contatti che ho fatto negli anni, quindi poi ve lo spiego magari in un video dedicato se vi interessa. Il programma che uso è BB Logger. Cosa fa questo programma? Oltre a salvare tutte i collegamenti che faccio con i vari nominativi, mi fa vedere anche il cluster, quindi quello che ci sono gli radioamatori che stanno trasmettendo nelle varie frequenze, quindi da chi diciamo ha fatto la chiamata, che stazione ha collegato, su che frequenza e in che modo. Quindi abbiamo tutto l'occorrente per andare poi a ricercare sulla radio, insomma, le varie frequenze, modi, eccetera eccetera. Poi, come vedete, qua abbiamo anche il mitico Alan 42 DS, l'avete già visto in svariati video, e questo, ragazzi, è la mia piccola stazioncina per quanto riguarda il DMR. Questa è una radio, vedete qua, piccolina, DMR, è fatta anche apposta per cambiandola, per essere usata in PMR, in quanto ha un'uscita massima di mezzo watt, quindi può essere utilizzata anche come PMR, perché vedete l'antenna non è removibile, è un'antenna fissa. La cosa bellina di questa radio, di quella radio lì, è che possiamo trasmettere
in digitale, se non sbaglio, anche sulle frequenze PMR, quindi è una cosa molto interessante. Che differenza c'è? La differenza è che trasmettendo in digitale è come se la comunicazione fosse come al telefono. In poche parole, non sentite l'analogico, il fruscio, diciamo, delle onde radio, ma sentite proprio una comunicazione chiara come se fosse al telefono. Qualora il segnale non prende o ci sono dei disturbi, la comunicazione viene interrotta o non sentite proprio, insomma, sentite malissimo. Quindi quando sentite, fa benissimo. Se volete un video dedicato a quel tipo di radio lì, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che ve ne parlo approfonditamente. E questo, ragazzi, è il, diciamo, il mio hotspot per collegare la mia radio DMR con i vari gateway, insomma. E io sono collegato al Brain Master, quindi posso collegarmi con quello tramite il mio hotspot e posso ragionare, chiacchierare con tutti i radioamatori con DMR. Poi ci sono interfacciate con DMR, D-Star, C4FM, ci sono degli multiprotocollo, si chiama, che se uno ha una radio C4FM e io ho un DMR ci possiamo sentire ugualmente. Anche questo è un mondo a parte. Se volete informazioni anche su quel mondo lì, fatemelo sapere. E questo, ragazzi, è la mia, diciamo, postazione. Sono le cuffie per sentire meglio, ma quello è un oggettino extra. Questo, ragazzi, è il mio setup, diciamo, quando sono alla radio. Non è male, non mi lamento, perché insomma, comunque sia, ho due radio. E vedete che se io ora ho il volume al minimo, vi faccio sentire qualcosa, magari tolgo le cuffie. Naturalmente quando cerchiamo qualcosa non si trova mai niente. Oggi c'è molto disturbo, molto QRM. Sentite? Ora guardo se vi faccio sentire qualcosa di più carino. Sentite? Siamo sulla banda dei 20 metri, questo se non sbaglio era uno svedese, non ho sentito proprio bene il nominativo. E come ho fatto a vedere dove c'è più traffico? Sono andato, vedete, qua sull'applicazione, sul cluster, e vedete che qua ci sono tutte le frequenze e possiamo scegliere la banda. Sono andato sui 20 metri, qui ci fa vedere tutti, diciamo, o almeno quasi tutti gli spot in 20 metri, e ci fa vedere dove c'è più traffico via radio. È una passione, vi ripeto, che ho da tantissimi anni, dal lontano 2009 che ho la patente. E quindi, ragazzi, questo è il mio setup, diciamo, di base di casa. Ci saranno altri video per quanto riguarda le uscite in QRP, quindi con questo piccolino, perché io ho sì due antenne sul tetto per quanto riguarda V e U, e poi un'antenna verticale che verrà cambiata tra poco per quanto riguarda le frequenze HF, e questa porterò dietro questa con una sua antenna, diciamo, portatile da mettere sopra la macchina con la calamita. Sono dietro a vedere se trovo un'altra antenna tipo canna da pesca per fare attività in portatile. E quindi, ragazzi, niente, seguiranno altri video per quanto riguarda quella piccolina là che mi porterò dietro anche quando sarò in camper. Infatti nell'ultimo video vi ho detto che dietro c'è quel piccolo tavolino in fondo al camper, quello potrebbe essere in un piccolo angolo dove poter mettere la radio
e mettere un'antenna esterna, perché lì ci verrà fatto poi l'impianto a litio, quindi potrò alimentare quella con la batteria a litio e ragazzi, possiamo divertirci a più non posso. Bene, quindi questo è il mio setup, spero che insomma vi sia piaciuto come primo video per quanto riguarda la mia piccola stazione radio. Io ragazzi vi invito, qualora non l'avete già fatto, ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per non perdervi tutte le notifiche, così facendo mi supporterete gratuitamente. E poi magari spero che portando anche questi video ci saranno anche delle collaborazioni un pochino più diciamo sostanziose con le aziende per quanto riguarda radio e antenne, perché mi piace portare qua sul canale questa mia passione. Bene ragazzi, che dire? Un bel like al video se questo video vi è piaciuto. Vi aspetto qua sotto nei commenti e poi seguitemi anche sui miei vari profili social che trovate comunque linkati qua sotto in descrizione video. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima, ciao!